Il quartiere Corviale, lo vedete proprio alle nostre spalle, questo edificio simbolo lungo un chilometro, un quartiere difficile dove però i giovani stanno lavorando davvero da anni per riqualificarlo e per attivarsi. Da Luigi Ciotti, qui vicino a me, cosa succederà in questi 4 giorni di lavori? E si comincia qui, si comincia con una rappresentanza di giovani che aderiscono a questo grande progetto di Libera, momento di riflessione ma anche di protagonismo per sottolineare le loro responsabilità ma anche la loro passione, il loro impegno. E da domani per 3 giorni tutto 3.000 persone si troveranno per la terza volta a lavorare insieme per cercare di fare un punto della situazione nel contrasto all'illegalità, alla corruzione, alle mafie, alla violenza del crimine organizzato, ma anche per chiederci quali sono stati i nostri limiti, le nostre contraddizioni, le nostre fragilità, che cosa di più si può andare a fare e fare tutti insieme. Anche perché da secoli che parliamo di mafia nel nostro paese e credo che bisogna far emergere da una parte le cose belle, importanti, positive che sono state realizzate e fatte, stima, riconoscenza a quanti nei vari ambiti portano avanti con grande impegno la loro responsabilità, ma dall'altra parte dobbiamo chiederci che svolta dare in questo paese, perché non è possibile andare avanti in questo modo. E quindi è un momento quindi di studio, di ricerca, un conoscere per diventare persone più responsabili. 30 gruppi, 30 seminari, 3 giorni di lavoro, l'apertura in plenaria, chiusura in plenaria. Ma credo che dovremmo tracciare un solco perché dopo non potrà essere più come è stato nell'arco di questi anni. Non è possibile, non dobbiamo permettere questo. Rispetto a 5 anni fa, l'ultima volta in cui si sono tenuti questi stati generali, la situazione, la lotta alla mafia è migliorata, è peggiorata? Beh, da una parte sono cresciuti i gruppi, la società civile, lavoro a scuola, università, la confisca dei beni, certo una legge che deve essere ancora migliorata ulteriormente, è nata l'Agenzia Nazionale, magistratura, forze di polizia, grandi, grandi operazioni, quindi c'è tante delle positività che devono essere sottolineate con forza, ma d'altra parte sono cresciute le mafie, nonostante i Proprio grandi qua. arresti, le grandi operazioni, la crisi economica, la fragilità nel sistema sociale le favorisce. Loro hanno tanto denaro, lo investono, lo riciclano, fanno le grandi operazioni, sono sempre più mafie in guanti bianchi e soprattutto a volte anche in forma anonima, ma non sempre, sono diventati grandi imprenditori, una penetrazione sul territorio nazionale, direi proprio ovunque, insomma, e la capacità di affacciarsi all'estero. Allora è una grande riflessione che deve essere fatta, uno scatto in più da parte di tutti, ma io qui voglio poter dire una parola rispetto a una società civile che deve essere più responsabili e credo che si possa dire che la prima grande riforma da fare è un'autoriforma, la riforma delle nostre coscienze. Ci vuole un risveglio forte di tutti noi perché è inutile indignarci delle cose che non vanno, dobbiamo trasformare la nostra indignazione in impegno e in una maggiore responsabilità. Cominciando proprio dai ragazzi delle scuole, dei licei, ne sono venuti da tutta Italia. Qui vedete alle mie spalle tutti questi bagagli, questi zainetti, sono proprio dei ragazzi che dormiranno qua in questi giorni, tutti insieme per studiare, per discutere di antimafia. Don Ciotti, lei dice la legalità è una responsabilità, ma la legalità non è malleabile. Beh, diciamo in questo noi, perché Libera è un noi di 1.600 realtà, associazioni e poi di migliaia e migliaia di cittadini in tutto il nostro paese. Oggi Libera è presente in tutta Europa, anche in America Latina, quindi c'è la globalizzazione del crimine, abbiamo globalizzato un ruolo dei cittadini, delle associazioni e dei gruppi. Sono diventate parole malate, ce l'hanno un po' rubate, perché la legalità è sulla bocca di tutti, ma è diventata per molti la scelta della legalità maleabile e sostenibile. Se mi conviene rispetto le regole, se non mi conviene non le rispetto.
sta a dimostrazione che non riusciamo ad avere da anni una legge completa, chiara, categorica nel contrasto alla corruzione. Abbiamo una mezza legge. Sull'autoriciclaggio sono fatti dei passi in avanti, ma anche lì ci sono ancora delle ombre che devono essere superate. La confisca dei beni ha bisogno di migliorie necessarie, ci sono dei progetti, però bisogna realizzarli, bisogna attuarli, perché venissero attuati questi percorsi avremo 55.000 beni che stanno per arrivare nel paese. E l'altra parola, per piacere, antimafia. Ormai antimafia parlano tutti in molti contesti, ma l'antimafia è un problema di coscienza, non è una carta di identità da tirare fuori secondo delle circostanze.